questa parte non venga più toccata e modificata in alcun modo. Perché qua ci stanno veramente osservando, guardando, lavoratori che lavorano nel settore da parecchio tempo, uno di quei settori più precari in assoluto, da sempre, uno di quei settori per i quali vige ancora il contratto progetto, rispetto a quanto poi diceva Renzi nell'elaborazione del Jobs Act. Quindi quello che spero io. Ovviamente che venga votato questo emendamento, ma io so già che in realtà non ci sono speranze, però che il testo da quando uscirà da questa Camera non venga più assolutamente modificato al Senato, non venga cambiato di una virgola, se non per ritornare al testo della Commissione come modificato precedentemente. Questo è quello che auspico. Grazie. Grazie, onorevole Cominardi. Ha chiesto di intervenire il deputato Rizzetto. Prego, ne ha facoltà. Grazie Presidente. Prima una domanda, se posso, perché ho perso qualche passaggio. Quindi l'1.922 Albanella è stato accantonato, mi Sì, lo conferma? votiamo dopo di questo. Perfetto. Torniamo a quello Allora, dopo questo. Presidente, il primo è un dato politico, mi spiego. Mi pare che sia stato accantonato un emendamento in seno alla stessa maggioranza e quindi la collega Albanella va a proporre un emendamento, l'onorevole Realacci va di fatto ad accantonare questo emendamento. Mi scusi, onorevole Rizzetto, solo per cronaca, è stata una richiesta, credo, del Movimento 5 Stelle prima della pausa della seduta di accantonare Che il anche quello. collega Okay. Realacci ha evidentemente avallato in termini di richiesta, dicendo, ricordo il suo intervento di poc'anzi, che gli pareva giusto accantonare questo emendamento, creando, e concludo Presidente questa prima parte, creando non poco scompiglio tra le fila del Partito Democratico che avrebbe voluto votarlo subito questo emendamento. Quindi c'è qualche evidente punto di caduta rispetto a questo pensiero unitario che in questo caso il Partito Democratico ha dimostrato di non avere nei confronti di questo tipo di categorie. Dopodiché, Presidente, sulla scorta di quanto appena affermato dal collega Cominardi, io sono tutto sommato d'accordo con quanto da lui appena citato e appena ricordato, ovvero il testo del disegno di legge, anche secondo me, avrebbe dovuto restare così come stava e giaceva nel testo originario, ovvero le clausole di salvaguardia, e vado a citare, devono essere comunque garantite, sentite le organizzazioni datoriali e sindacali. C'è stato, Presidente Damiano, probabilmente un piccolo cortocircuito, nel senso che qualche elemento esterno chiamato sindacato è arrivato per fare la sua proposta e per cambiare questo testo base, questo testo originario, dicendo e scrivendo, e vado a citare il testo della collega Albanella, stipulati da organizzazioni sindacali e datoriali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. L'articolo 39 della Costituzione non dice questo. L'articolo 39 della Costituzione parla di sindacati rappresentati, non parla di maggiormente rappresentati. Quindi non vorrei, Presidente, che per l'ennesima volta il Partito Democratico riuscisse ad accaparrarsi le sigle sindacali principali di questo Paese con un solo emendamento. Quindi io esprimo un parere favorevole per quanto riguarda l'emendamento del collega Cominardi, mi sembra sia a sua prima firma, mentre esprimo e già esprimo un parere in termini di astensione sull'emendamento Albanella, non scordando che di gare d'appalto al massimo ribasso e di non clausole di salvaguardia non c'è soltanto l'aspetto e l'alveo dei call center, ma ci sono parecchie aziende in Italia che soffrono di questo problema. Significa che le aziende in Italia vanno a chiedere le tangenti dopo, anzi vanno a dare le tangenti dopo a qualcuno, perché non riescono, sulla base della gara d'appalto al massimo ribasso, ad ottenere i propri soldi, non riescono a gestire la propria Grazie. organizzazione. Grazie, Presidente. Grazie, onorevole Rizzetto. Non ho altri iscritti a parlare. Metto in votazione l'emendamento 1.960 Cominardi. Parere contrario, Commissione Governo. È aperta la votazione.
Zoggia, Tidei, Bruno Bossio, Fabbri, Zoggia ancora non riesce a votare, sblocchiamo.